bella la nostra pieve. E ragazzi, sapete quanto prende Yamala ogni anno? 1 milione di euro? 2 milioni di euro. Fortunato lui. E sapete quanto costa il suo cartellino? No, quanto? 90 milioni di euro. Però... io mi accontenterei anche solo di 1 milione. Cavolo, però, con 1 milione di euro risolto tutti i problemi della vita. Ehi ragazzi, ho visto un animale. Che animale era? Era piccolo, marrone. Boh. Penso che era un cucciolo di volpo di lince. Ma che animale! Avrei visto una pantegana! Oppure una nutria, da queste parti è piena. Ma no, era bellissimo. Scusate, ma io vado a cercarlo. No Ale, siamo in ritardo, dobbiamo andare. Io vi raggiungo, tanto la strada la conosco. Dai ragazzi, andiamo! Attento Ale, che se una nutria ti mangia. Gnappi! Ciao Mauro, abbiamo un problema. Quale problema? Ma la pietra adesso è sottoterra. Ti ho detto che dobbiamo cambiare posto, stanno facendo un imboschimento e vicino lì alla chiesa. Vado subito a riprenderlo. Cavolo, Ale non è ancora arrivato, per 15 minuti ci aspetta nella cascina giardino a fare il bagno. È vero, il solito ritardatario. Ma senti chi parla. Non sapete cosa ho trovato? La pantegana! Altro che pantegana! Cosa? L'animale era un gatto, l'ho seguito fino alla fine e ho visto un uomo con il barile. Un barile? Sì! Stava coprendo una buca e non sapete cosa c'era dentro. Preparatevi! Thank you.
Wow, è bellissimo. Chissà quanto vale. Sono ricchi. Ho dimenticato il cellulare. Quanto pare qualcuno mi ha visto. Oh, guarda, ha lasciato qualcosa. Bene. Ma dov'è il cellulare? Dov'è il mio diamante? Dove l'hai messo? Non provare a gridare, va bene? Perché io ora ho un qualcosa che ti appartiene. Ora ti do mezz'ora di tempo, vai e riportami il cellulare. Se no qui c'è su un nome della tua mammina. Vai, vai! È il mio telefono. È mia mamma. Pronto? Siamo a casa della nonna di Giorgio. Stiamo aspettando Alessandro, che è andato a prendere il suo telefono alla Pieve. Ma davvero? Sei sicura? Va bene, ciao, stiamo attenti. Ragazzi, siamo ricchi. Cosa ti ho detto? Hanno appena detto al telegiornale che ieri hanno rubato al Museo del Gioiello di Vicenza un rarissimo diamante rosso. Indovinate quanto valeva. Quanto? Quanto? 1.000.000 euro. Ci pensate? Siamo ricchi. Abbiamo 1.000.000 di euro. Aspetta Lorenzo, c'è un problema. La polizia è sulle tracce del ladro. E hanno detto che è qua dalle nostre parti. Adesso tutti stanno cercando il diamante. Sì, dobbiamo nasconderlo in un posto sicuro. Ma soprattutto non dobbiamo dire niente ai nostri genitori. È una cosa fondamentale se vogliamo prenderci questo milione. Va bene, va bene. Ok. Ragazzi, siamo nei guai. Grossi guai. Nostra, ti prego, non abbandonarci in questo momento. Ma non possiamo restituirlo. Ma quello lì era il mio indirizzo. C'era scritto sul cellulare: se non rientro subito, si ammazza tutti. Ragazzi, ho un'idea. Chiamiamo subito la polizia e la mandiamo là. Bravo Giorgio, ottima idea. Sei intelligente. Lo so. Super grandi. È vero, sì. Anche i tacchi stradali. No, e poi anche il topo a stella. E quello di Jenny. E il capo, il ciao ragazze. Ciao. Che ne dite se giochiamo a palleggi? Sì, va certo. Bene, certo. Fatti tu, va bene. Però allarghiamoci un po'. Ok. Dottore, ma parla sul serio. Ma non si saranno sbagliati. Capisco. In America. Ma
noi non abbiamo 1 milione di euro per questa cura e non ce n'è un'altra. Allora non ci resta che sperare in un miracolo. Oh, Fra, ho sentito che il diamante l'hanno rubato dai ragazzini. Sì, l'ho sentito anch'io. E noi li conosciamo molto bene, questi ragazzi. Io? Avrei un'idea. Quando Damien ha un'idea finisce sempre male. Ti ho detto che l'ho cercato dappertutto, è sparito. Hai chiesto ai tuoi genitori? Sì, ho chiesto se hanno trovato uno scrigno. Lo scrigno che ho trovato nel bosco. Ovviamente non gli ho detto del diamante. Poveri noi, qualcuno è venuto a sapere di tutto e ha rubato il diamante. Non diventeremo mai ricchi. Cos'è successo? È sparito il diamante. Alessandro, è colpa tua, dovevi guardarlo te il diamante. Mi dispiace. Pensare che hanno appena detto in televisione che hanno arrestato un ladro alla pieve. La buona notizia è che almeno non siamo più in pericolo. E Nico, cos'hai? Perché sei così silenzioso? È per mia sorella Viola. So che è ammalata, è peggiorata. I medici hanno detto che è una malattia rarissima e purtroppo rischia di morire. Mi dispiace, ma non c'è una cura. Una cura ci sarebbe, ma in America è molto costosa, si parla di 1 milione di euro. 1 milione di euro? Proprio come il diamante. Già, come il diamante perduto. Mannaggia. Ehi Alessandro, sembri strano, che cos'hai? Niente. Senti Ale, ti conosco troppo bene, lo so che ci nascondi qualcosa. Scusate, non ce la faccio a mentire, sono un egoista. Voglio salvare anche la vita di Viola. Ale, che cosa hai fatto? Ho nascosto io il diamante, ho pensato che da maggiorenne sarei stato ricco per tutta la vita. In questi giorni non ho dormito, scusate, sto male, mi faccio schifo. Su, dai Ale, smetti di piangere. Ok, andiamo subito a prendere il diamante. Sì. Andiamo! Andiamo, dai. Venite, vi faccio vedere dove l'ho nascosto. Qui non lo troverà mai nessuno. Ehi ragazzi, ho sentito dei rumori. È meglio uscire. Guardatevi attorno. Ah, eccoli tutti qua. Si dice abbiate rubato il diamante rosso? Bene, sentiamo i convenevoli. Tutti fuori, che le mani in alto! Davanti alla legna! No, ti prego, non spararci! Dimmi subito dov'è la pietra. Non te la darò mai, neanche se adesso mi ammazzi. Guardate che non stiamo scherzando, vi spariamo davvero! Preferiamo morire che darvi quel diamante. Ehi ragazzi, avete sentito? Sta arrivando la polizia. Se non tiri fuori subito quella pietra faccio bam! Ma cavolo, a cosa servono voi bambini tanti soldi? Siete degli stupidi! Pensate che un diamante valga più della vostra vita? No, ma quel diamante vale come la vita di mia sorella. Io non ho paura, voi sparo. Ragazzi, la polizia si sta avvicinando, meglio che ce ne andiamo.
Direi che oggi sono stati proprio degli eroi. Qua la mano. Mamma, abbiamo una notizia bellissima! Abbiamo i soldi per curare Viola! Ma com'è possibile? Abbiamo trovato noi il diamante rosso. Il diamante rosso? Ma l'avete davvero voi? Sì, ma abbiamo deciso di donarlo perché ci vogliono molti soldi per quelli amanti di Viola. Ragazzi, non ho parole, siete proprio meravigliosi! Ma anch'io ho una notizia bellissima da darvi. Viola ha fatto tutti gli accertamenti e la malattia non c'è più. È guarita. Dobbiamo ringraziare la Madonna della Pieve. Quindi non avete più bisogno del nostro diamante? No, quello potete tenerlo, ma... Siamo ricchi! Siamo ricchi! Ragazzi, scusate, non vorrei rovinarvi la festa, ma non avete sentito cosa hanno detto al telegiornale ieri sera? Ma cosa è successo ancora? Hanno detto che il diamante rosso era un falso. I servizi segreti temevano un furto e ne hanno messo uno falso, forse quello è vero. E quanto vale? Se vi va bene, qualche decina di euro. Che sfortuna. Addio Lamborghini. Addio sogno di gloria. Addio jet privato. Addio villa alle Maldive. Ma ragazzi, voi non vi rendete conto? C'è un altro diamante che avete trovato e che nessuno potrà mai portarvi via. Un altro diamante? Sì, ma non è una pietra preziosa. Il diamante che avete trovato è la vostra scelta di rinunciare alla ricchezza per salvare la mia bambina. E sapete che cosa ci è successo ieri? Eravamo pronti a morire pur di non cedere quella patacca di diamante. È vero, a ripensarci mi sento male. Ragazzi, voi dovete essere solo orgogliosi di voi stessi. Non so quanti avrebbero fatto quello che avete fatto voi. Ricordatevi, chi salva una vita è come se avesse salvato il mondo intero. Quindi ne facciamo del diamante? Potremmo metterlo alla pesca dell'oratorio? Che ne dite? Ale, questa qua è una bellissima scelta. Chissà come sarà felice quello che lo trova. Ho un'idea, che ne dite di venderlo su Vinted a 1 milione di euro? Ah, dai, vola! Perché è meglio andare a giocare a calcio. E andiamo.